Buongiorno, oggi per la rubrica Parole sociali in dialoghi territoriali intervistiamo Sergio Barbara. Sergio Barbara, parlaci della scultura Urà, che è stata installata nel Museo della Marina Regia Borbonica e sarà comunque visitabile fino al 6 gennaio. Sì, appunto, Urà è una scultura composta da 5 moduli, che è quindi una scultura composta proprio da parti di materiali di scarto presi da varie zone di Palermo, fra cui una chiesa abbandonata, le panche della chiesa abbandonata, le luminarie della festa di questa chiesa. E poi ci sono anche parti prese dalle cantiere culturali a Zisa, delle quinte teatrali, del padiglione sciografia. Insomma, è una scultura che è composta da pezzi di scarto che ritornano a nuova vita attraverso, appunto, vengono riciclati, però per dare forma a un prodotto artistico innovativo. È proprio la scelta, infatti, è caduta sul paguro, che è un animale che vaga, diciamo, per il mare, cerca di una casa, sempre di una casa nuova da abitare, e quindi non ha una dimora fissa, ma fa della sua fa degli oggetti che trova lungo la sua strada la sua dimora, man mano che cresce, insomma, secondo le sue esigenze. Abbiamo voluto scegliere la figura del paguro per simboleggiare un tipo di uomo che gira per il mondo, quindi non subisce passivamente l'ambiente circostante, ma al contrario riesce a plasmarlo, a modificarlo a seconda delle proprie attitudini, delle proprie esigenze. Un uomo faber, in sostanza, non un uomo spettatore. Sergio, la scultura è stata apprezzata dalla popolazione. Sì, diciamo che sia i visitatori sia la stessa Soprintendenza del Mare hanno gradito la scultura. I visitatori che hanno apprezzato di più sono stati i bambini, perché sono divertiti attraverso questa figura del paguro a interpretare quella struttura e a individuare le varie parti di quel costruito. Quali i progetti per il futuro? La mostra, appunto, visto che è stata apprezzata dal pubblico, è stata prorogata fino al 6 gennaio almeno, e la scultura Urà sarà appesa ancora per un tempo a venire, e si prevede una performance anche realizzata a cui stiamo lavorando, che sarà appunto messa in atto in scena quando l'ultimo giorno, insomma, della chiusura di tutta l'amministrazione. Ringraziamo Sergio Barbara e tutti i lettori del blog. Una buona giornata.